Io voglio escludere dall'equazione l'Inter. Cioè, non pensiamo all'Inter. Lasciamola fuori dai discorsi, ma mica per la distanza, eh. Mica per i punti in classifica l'Inter che va via. Io voglio escluderla dall'equazione delle ultime partite. Perché quella la perdi. Sono più bravi. Ok. Però se tu nelle ultime tre, quindi escludendo l'Inter, affronti l'Empoli in casa, l'Udinese in casa e l'Hellas Verona in trasferta, che sono l'Hellas era la penultima, l'Udinese poco su, l'Empoli poco su ancora, e fai 2 punti. 2 punti. Oh ragazzi, cioè, parliamo di risultati. Non escludiamo l'Inter dall'equazione. Ed escludiamo le prestazioni. Parliamo di punti. Punti. Adesso il Milan arriva, eh. Milan arriva. Che le prestazioni del Milan non sono ottimali, ma adesso arriva il Milan. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè, quella di oggi non è stata neanche una partita di pallone. Cioè, mi dispiace, quella di oggi non è stata una partita di pallone. Non c'era un qualcosa di alternativa a vincere, a fare 3 punti. Vince all'ultimo secondo con la punizione di Alcaraz. Guarda, nella follia dei problemi che hai, che sono 1 milione, almeno vai a casa dicendo: Oh, Dio santo, mi sono evitato la figuraccia. Invece no. Se qualcosa ci può andare male, adesso ci va peggio. Però ce lo meritiamo che ci vada peggio adesso, eh? Perché Folo Russo fa il gol di Zidane in finale di Champions League con Real Madrid. Fa lo stesso gol. Lo stesso gol. E sei sotto. E mi dispiace perché il primo tempo, signori, è un primo tempo che Alella ha giocato meravigliosamente bene, con coraggio, anche quando era avanti 1-0, cercava di fare la sua partita e ha avuto delle occasioni nel primo tempo. Ha avuto delle occasioni l'Hellas nel primo tempo, perché questo è un periodo in cui se una cosa ci va male, ci cade il pisello, ci rimbalza dritto dritto nel sedere. Dritto dritto nel sedere. E poi il secondo tempo invece è stata una partita, è stato qualcosa di acceso, si è visto qualcosa, però perdonatemi, no, non venitemi a dire, vi prego, vi scongiuro, non venitemi a dire, però la reazione c'è stata, però questo, però quello. Oh, signori, ma il secondo tempo è stata la follia. Il secondo tempo è stata la follia, anche se la vinci col gol di Chiesa. E ripeto, ti prendi almeno il risultato, ti prendi almeno i 3 punti, ti prendi almeno da dire: Oh, guarda, escludo l'Inter, escludo le prestazioni, però ho fatto 5 punti, 4 punti contro 3 squadre che. Ti prendi solo quello? Già non venitemi a parlare oggi della prestazione, perché la prestazione passa tutto dal secondo tempo con la Juve che sgancia i carri e va in avanti, ma a caso, nella confusione, nella lotta, nel disagio. Ragazzi, cioè, mi dispiace perché oggi c'è stata partita nel secondo tempo, ma non è stata una partita di pallone, è stata una partita di nervi. È stata una partita di nervi. Anche oggi, quanti se ne salvano in campo dei calciatori? Mi dispiace, non se ne salvano tanti di calciatori. I calciatori oggi non se ne salvano tanti. Domani faremo le pagelle, sono curioso, eh. Adesso sono curioso di sapere come vado a dare le pagelle. Perché non ne ho idea. Perché quella di oggi faccio fatica. Faccio veramente fatica a dare delle valutazioni. Perché ci sono troppe cose che non funzionano, troppe cose che non vanno. Però questi giocatori, ragazzi, mi dispiace, ma sono sempre inseriti all'interno di un contesto che non funziona dal punto di vista tattico. Perché, cioè, cavolo, l'Hellas Verona che mi vende metà squadra a gennaio. Vende metà squadra, compra metà squadra. Baroni riesce a dare comunque l'impressione di averci messo mano. Perché stasera Folo Russo, gol di Zidane. Noslin ha giocato una partita meravigliosa e noi siamo impazziti tutta sera siamo impazziti dietro a Suslov. Suslov, Folo Russo, Noslin e quando aveva la palla tra i piedi, loro tre combinavano come in occasione del gol. Come in occasione del gol che ci hanno fatto, del secondo gol che ci hanno fatto. Cioè, si vede che ci hanno messo mano, si vede che ci hanno lavorato su certe cose, sulla reaggressione, sull'essere coraggiosi, sull'andare in avanti.
Noi no. E non da quando è chiuso il mercato, eh. Cioè, non da quando è chiuso il mercato. Perché, ripeto, a differenza dell'andata, che è stata, secondo me, una partita in cui la Juventus meritava ben prima di fare il gol rispetto all'ultimo secondo, il gol di Cambiaso che vince la partita, però c'erano state tante occasioni diverse dentro la partita. La Juventus aveva fatto, secondo me, una buona partita. Una delle poche volte in cui posso veramente dire, oh, la Juventus ha creato tanto e ha subito poco, mi è piaciuta nonostante il gol al 90esimo. Ragazzi, questa volta qua c'è l'impressione veramente che la squadra con più ordine in campo fosse l'Hellas Verona, penultimo in classifica, che riesce a strappare un punto alla Juventus. Ma stiamo scherzando? Poi, a me dispiace, cioè, però, Dio santo. Decidiamo di fare il tridente con Chiesa e Ildiz Vlahovic per la prima volta da quando possiamo fare... la facciamo, d'accordo, benissimo. E perché nel tridente ci va Cambiaso alto a destra? Con McKennie che fa il terzino e Ildiz che mi fa la mezzala di destra per 10 minuti d'orologio, forse anche qualcosa di meno? Forse anche qualcosa di meno? Non lo so, sono curioso. Perdonatemi, non ho cronometrato. Non ho cronometrato. Però forse anche qualcosa di meno. E poi mi entra Alcaraz. 10 minuti. 10 minuti. Precisi, precisi, precisi. 10 minuti. Cioè, ma Dio santo, ma mettiamo Chiesa a destra e il a sinistra Vlahovic in mezzo. Ce li abbiamo. Proviamoci. Nel momento di difficoltà. Nel momento in cui prima sei sotto, poi Rabiot fa gol. Per miracolo di Dio, per grazia divina, perché c'hanno il loro terzino sinistro che due volte ci ha dato il pallone da fondo campo, due volte. Ce l'ha dato una, abbiamo fatto gol, l'altra no, due volte ce l'ha data. Due volte. Rabiot fa gol. Gesù Cristo esiste. Cerchiamo di andarcela a meritare sta vittoria. Cioè proviamo almeno con le cose semplici, le cose facili. Mettiamo i giocatori dove devono andare. Cambiaso deve farmi l'ala nel 4-3-3 quando sei 2-2 a Verona col Verona penultimo in classifica. E poi non prendi il risultato pieno. Allora ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace, allora vi devo dire che ce lo meritiamo. Vi devo dire che ce lo meritiamo. Perché se tutte le volte la nostra reazione è soltanto nervosa e fisica, allora ce lo meritiamo. Ci meritiamo di non fare punti. Ci meritiamo di non farne più da qui a fine anno. Perché se siamo scoppiati qui, e già prima non c'era niente, allora adesso difficilmente riusciremo a portare a casa dei punti. Io vi dico, i migliori in campo di questa sera sono i tifosi che sono andati a Verona a guardarsi sta partita. I migliori in campo sono i tifosi che sono andati a Verona. Questo è il mio migliore in campo. Io faccio fatica a trovare qualcuno di migliore dei tifosi che sono andati a Verona. E poi, vabbè, ormai sta diventando un meme, quindi per concludere, perché... La settimana scorsa ero arrabbiato, adesso sono solo nervoso. Quel nervosismo, porca vacca, quel nervosismo che ti dà fastidio. Ma devi entrare sempre Alessandro. Ma anche quando devi rimontare col Verona, mi entra Alessandro. Ma c'è una sorta, cioè, non lo so, sarà nel contratto o di Alessandro o dell'allenatore o di qualcuno, ci sarà un asterisco che dica devi entrare, perché sennò io non me lo so. Cioè, cavolo, ma delle due, guarda, tienimi Kostic fare il terzino sinistro, che oggi si è almeno procurato il rigore. Tienimi Kostic a fare il terzino sinistro, ma che cambio è? Poi mi dispiace perché si fa male anche Danilo nel finale, cioè quando l'arbitro fischia i 6 minuti di recupero, testimoni chi era in live, io spero che passino il prima possibile, perché più che vincerla ho paura di perderla, perché Szczęsny, che è uno dei pochi baluardi, aveva sbagliato quel passaggio, ho detto ecco, si inizia a sbagliare anche Szczęsny, Danilo che si fa male, due o tre l'appoggio di Milik a centrocampo, ragazzi, se già tatticamente non ci siamo e ci mettiamo mentalmente e tecnicamente a sbagliare, ciao cuore, quindi io quando ha dato 6 minuti ho detto, oh, sapete cosa? Se finisce 2-2 facciamo la nostra giornata oggi. E ci rendiamo conto di cosa deve uno pensare in relazione a quello che ha visto, che se fa 2-2 Verona col penultimo in classifica ha già fatto il suo.
Dopo aver fatto un punto in precedenza in casa con l'Empoli Udinese, e non vi sto parlando dell'Inter, e non vi sto parlando delle prestazioni, vi sto parlando solo dei risultati? Cioè, a me sembra francamente di sognare. Sembra francamente di sognare. E deve rimettersi in riga tutti, dai calciatori che fanno delle prestazioni che non sono quelle che facevano prima. Perché non sono dei calciatori scarsi, perché se fossero calciatori scarsi, anche con l'impegno e la voglia, non li avrebbero ottenuti tutti quei punti. Quindi la dimostrazione del percorso che hanno fatto testimonia che non sono calciatori scarsi, perché gli scarsi che hanno voglia perdono comunque le partite. Quindi non sono scarsi. Quindi a partire da loro che vanno in campo, un po' di voglia, a meno che non stiano giocando palesemente contro l'allenatore, stiano facendo palesemente apposta perché tanto il vantaggio è elevato e quindi vogliono semplicemente esonerare e far capire che vogliono esonerare, io questo non lo so, però già l'anno scorso ho avuto quel sentore, stanno iniziando a farmelo venire anche adesso, devo dire la verità, me lo stanno facendo iniziare a venire anche adesso, e se non ci mettono impegno perché questa è la motivazione non lo so, però inizio a pensarlo. E poi l'allenatore, ma mister, scusami, ma perdonami, ma hai cambiato 28 moduli in 5 minuti tra Udinese e Hellas Verona. Tra Udinese e Hellas Verona. E ti sto parlando solo dei risultati. Non riusciamo a raggiungere i risultati. Siamo sempre lì che cambiamo, invertiamo, ne prendiamo uno prima a destra, poi a sinistra, poi al centro, poi va là. Beh, poi l'autogestione di Danilo. Ragazzi, ma l'autogestione di Danilo è gravissima. L'autogestione di Danilo che dice vado a fare la punta e Allegri che si incazza, ma questo è un segnale gravissimo. Ma io gioco negli amatori, ma negli amatori non la faccia l'autogestione, perché abbia rispetto per l'allenatore. Cioè, che cosa, cioè Danilo è il capitano, che cosa mi, Locatelli è un suo protetto. Cioè, io inizio a pensare che stiano davvero palesemente giocando contro Allegri, perché sennò non riesco a spiegarmi né le prestazioni né la voglia con cui si va in campo e neanche queste cose qui, perché questi sono dei segnali di campanella d'allarme molto preoccupanti, molto preoccupanti. Chi vivrà vedrà, però voglio capire che cosa ci sta succedendo al di là del fatto che giochiamo male, bla bla bla, tutte quelle robe lì. Però c'è qualcosa di più, adesso, cioè adesso c'è qualcosa di più che va scavato e va tirato fuori. Se stanno giocando contro, che prendano il telefono, che chiamino il presidente, che chiamino Giuntoli, che gli dicano questo è l'andazzo a cui fine stagione. Se non cambiamo, noi facciamo così. Cioè, se è un ammutinamento, fatecelo sapere, perché io in questo momento non posso pensare altro che un ammutinamento. Perché dall'oggi al domani non si diventa Brocchi. Neanche all'interno di un sistema tattico che non c'è. Perché Allegri è in confusione dal punto di vista delle scelte, dal punto di vista dei cambi, che era sempre stata la cosa forte, la lettura della partita, dato completamente via, non c'è più praticamente, e dal punto di vista comunicativo, perché anche ieri Allegri, ragazzi, ieri Allegri ha detto la roba che non sta né in cielo né in terra, non sta né in cielo né in terra, Allegri in confusione, la squadra non lo sta aiutando, e inizia a venirmi il dubbio, perché non lo sta aiutando appositamente? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.